Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Velocetto TV e oggi siamo con un altro appuntamento per quanto riguarda la nostra carriera con Dirt Rally. Prossimo appuntamento che si svolgerà nel Rally di Spagna, quindi vedremo come andrà in questo rally dopo il ritiro in Polonia. Questo è il layout della prossima tappa. Io nel frattempo del caricamento vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale attivando la campanella così non vi perderete neanche un episodio di questa carriera. E vi invito anche a lasciare un bel like. Vi invito anche se vi va a lasciare un commento, magari volete salutare qualcuno, io lo farò in qualche prossimo video. O commenti di curiosità. Questo invece è il paesaggio spagnolo che ci aspetta in questo rally. Siamo alla parco assistenza, ma cominciamo subito, non perdiamo tempo ed eccoci qui nella griglia di partenza per la prima tappa. Come vedete, sta piovendo. Inizia 6 destra 100, 3 sinistra 150. Buona fortuna. Quindi tappa su asfalto e sta piovendo. Come adesso sta piovendo, vi faccio vedere i momenti salienti di questa prima tappa per un bel paesaggio qui adesso. Vi faccio vedere questo punto. È stata un'ottima tappa su questo tipo di tracciato, non ho nessun tipo di problema. Asfalto, anche se bagnato, vado molto bene. E qui c'è un bellissimo punto con questo tornante secco, affrontato non in maniera egregia. Comunque è stato tutto sommato una tappa perfetta. L'unico, diciamo, errore è stato questo lungo in questo punto, ma tutto sommato è stato un'ottima tappa. Ottimi passi verso la vittoria in questa tappa. E come vedete, alla fine la tappa l'abbiamo vinta comunque. Questa era la prima tappa di questo rally di Spagna. Vi ho fatto vedere i momenti salienti di quella lunghissima tappa. Adesso passiamo alla tappa numero 2, decisamente molto più corta, quasi 5 km, però non pioverà più, ma l'asfalto lo troveremo sempre bagnato. E quindi adesso concentriamoci alla tappa numero 2 per vincere questo rally che ne abbiamo proprio bisogno, visto il ritiro in Polonia. Inizia 50, tieni la destra, in 5 sinistra, in 4 destra. Buona fortuna. Incominciamo un'altra tappa, sempre 5, bagnata. 4, 3, 2, 1, via. Non piove più, 55 ma è sinistra, bagnata. 34 destra. Tieni la sinistra su 60, 4 destra molto lunga, apre, 30. 5 destra su Qui, in crinale, questo 3 tipo di sinistra rally, lunga. sono nettamente più 5 destra, forte. in 3 sinistra lunga, stringe 2. E dopo il ritiro ci In vuole 6 una destra molto vittoria. molto lunga, stringe 4 lunga. In 6 sinistra, in 4 destra, 50 su crinale, 3 sinistra, stringe. In 4 destra, 100. Ok, già abbiamo un secondo di vantaggio. 2 sinistra molto lunga, apre e stringe, Cerchiamo 4 di destra lunga, non esagerare in 2 perché l'auto sinistra. è già abbastanza danneggiata e non voglio danneggiarla di più. Tieni la destra su 20, 6 sinistra, in 5 destra lunga, stringe, apre lunga, 80. 5 sinistra molto lunga, in 4 destra, in 2 sinistra Un po' di stringe. prudenza.
In attenzione, due destra stringe, due sinistra. 6 secondi. Sinistra su 100 su crinale. Bene, bene. Lunga, 150. Questo rally ce lo andiamo a prendere. 5 destra taglia, in 6 sinistra. In 5 destra lunga, 120, 6 destra. Tratto velocissimo. 50, 4 sinistra stringe. In 6 destra lunga, apre, 60. Abbiamo rischiato qualcosina, 8 secondi di vantaggio. Molto. In destra lunga, apre, 30. 4 destra stretta, su 4 sinistra. Rientriamo destra, in una zona con il paese. Lunga, 50, 2 destra lunga. 60. Attenzione, non tagliare. Lunghini qua. 2 sinistra lunga. 2 destra molto lunga. Anche qui. 30. Attenzione, 5 sinistra lunga, stringe, 3. 30. 6 destra lunga su traguardo. Ok, abbiamo finito. 80 allo stop. 9 secondi di vantaggio anche in questa tappa su Martinelli secondo. Direi che dovrebbe essere abbastanza per vincere la tappa. Sì, direi di sì, a meno che non ci sono novità. Andiamo a vedere, sì. Secondo alla fine Ria Stevens. Abbiamo vinto lo stesso la tappa. E questa è la classifica generale. Abbiamo 15 secondi, poco più di vantaggio su Papa Toniu. E proseguiamo per le prossime tappe. Questo è un rally che dobbiamo vincere a tutti i costi dopo quello che è successo in Polonia. Ora siamo in Spagna, terza tappa di poco meno di 5 km in fase di tramonto nuvoloso. Vediamo se l'asfalto sarà liscio, ce lo diranno adesso in parco assistenza cosa fare, se cambiare o meno le gomme. Andiamo a vedere. Intanto ripariamo il veicolo, radiatore, riparazione stand, facciamo carrozzeria, riparazione veloce, ammortizzatori, riparazione veloce, geometria, riparazione veloce, luci, sì, ci rimangono 4 minuti, geometria di ruote, se facciamo sostituisci non ci bastano più, riparazione standard, sì, ammortizzatori, va bene così, radiatore, riparazione standard, non c'è nient'altro. E allora farei degli ammortizzatori, una riparazione standard. E ci bastano giusti giusti. Allora confermiamo queste riparazioni. Dobbiamo cambiare le gomme perché a quanto pare non sarà più bagnato. Ci consigliano queste. E allora montiamo queste qui. E siamo pronti per la terza tappa di questo rally di Spagna. Inizia 50, 6 sinistra, 30, 2 destra, apre, 6 lunga. Buona fortuna. Ok, siamo prontissimi. 5, 4, 3, 2, 1, via. 50, 6 sinistra, 30, 3 destra, apre, 6 lunga, in 1 sinistra lunga. Anche qui cerchiamo di dare il massimo senza danneggiare l'auto. 3 destra stringe. L'auto. 50. 2 sinistra lunga. Sembra la stessa che abbiamo fatto prima, però al contrario. 50. 4 destra lunga. In taglia molto 5 sinistra. In 5 destra lunga. Apre su crinale. In 5 sinistra molto lunga. In taglia molto 5 destra. 60. 6 sì, sinistra. Sì, è proprio la stessa. Apre 30. 6 sinistra. Al contrario. In 5 destra stringe. 50. Abbiamo un secondino di vantaggio, cerchiamo di non strafare. 5 sinistra molto lunga. In 6 destra, in taglia 5 sinistra lunga, apre 100. Questa prima fase è molto semplice. Sinistra, 50.
Sei sinistra su crinale. Siamo a palla quasi. 52 destra. Sì, ora eravamo a palla. Sinistra lunga. In tre destra. Qualche rischio l'abbiamo preso comunque qui. Per secondi di vantaggio. Molto lunga su crinale. 60. Sei sinistra lunga, stringe 4. In 6 destra. Tieni la sinistra su 30, 3 destra, stringe. In 4 sinistra lunga. In attenzione. Scalato una marcia di troppo lì. 100. 3 sinistra. Stiamo andando 30. Abbastanza bene. Non abbiamo toccato lunga, niente. Crinale, 30, 4 sinistra. In 5 destra. Così non distruggiamo l'auto. Apre 6, molto lunga. 30. Non ho visto quanto avevamo di vantaggio. Tieni la sinistra in 2 destra lunga. In 6 sinistra. In 3 destra lunga. Stiamo andando abbastanza bene. In 6 sinistra molto lunga. Stringe 4. Tieni la destra su 50. 3 sinistra stringe. In 4 destra 30. 1 sinistra lunga stringe. Siamo verso la fine. Questo era un tormentino, si può dire. E siamo sul traguardo con 9 secondi di vantaggio. Molto bene, molto bene. Molto molto bene anche questa tappa, attualmente secondo Ravelli, ma andiamo a vedere se ci sono stravolgimenti. Ottimi passi verso la vittoria in questa tappa. Vediamo, vediamo. Ravelli si conferma secondo e prendiamo un bel po' di vantaggio. Siamo nettamente primi in questo rally. Adesso andiamo a fare la quarta tappa, Ribaldes. 7 km di tappa in notturna. Sempre asfalto liscio e ovviamente è asciutta. Ok, andiamo a farci quest'altra tappa. Tornante non visto sinistra, 50, 2 destra lunga stringe. Buona fortuna. 5, 4, 3, 2, 1, via. 60, tornante non visto sinistra, 50, 2 destra lunga. Siamo partiti stringe. Subito con un tornante. In 2 sinistra, apre, 50. 4 sinistra, 30, 3 destra, 50. L'improvviso si sente più tieni forte la il copilota. Sinistra lunga, stringe tardi, 30. 5 destra, 60. 4 destra lunga, stringe su avvallamento 3 su crinale. In 5 sinistra su crinale, in 4 destra molto lunga, 30. Questa è una tappa molto tortuosa in taglia 4 destra rispetto alle due precedenti. In 3 sinistra lunga, apre su crinale, 70. 5 destra lunga, stringe 3 lunga. In 2 sinistra, 30. 5 destra, in 5 sinistra su crinale lunga, stringe in taglia 4 destra. 4 sinistra lunga su crinale, in taglia 5 destra, 4 sinistra, 5 destra taglia, in 5 sinistra, mamma in 4 destra, qua. In 6 sinistra, 6 destra, in 5 sinistra lunga, in taglia 6 destra, in 5 sinistra su crinale, 30, 6 destra molto lunga su crinale, 50, stretto 4 sinistra stringe. 30. Rallenta 6 sinistra su crinale, in taglia poco 3 destra, 4 sinistra, taglia 4 destra e 3 sinistra lunga. Meno male. 30.
Taglia 4 destra su avvallamento, apre su crinale, in 6 sinistra e taglia poco 4 destra, 3 sinistra lunga, apre, 6 sinistra, in 5 destra, apre, in 3 sinistra stringe. In 3 destra stringe, un po' in 4 sinistra, fortuna ci è andata bene qua. 4 destra lunga, apre su crinale, in improvviso 4 sinistra, in 5 destra, in attenzione 2 sinistra lunga, 30, 2 destra lunga, leggermente lunga anche 30. Qua 2 sinistra lunga, stringe, mano. 30, 4 destra molto lunga, miseria. Stringe, 3 lunga, abbiamo preso stringe, la botta, 5 sinistra lunga, stringe. In 3 destra stringe, in 5 sinistra lunga stringe, apre 6 lunga, 4 destra, in 3 sinistra stringe, 80. Parte tortosissima. Rallenta, 4 sinistra, in 4 destra apre su ponte, stringe 3. E 6 destra, 50. 5 sinistra molto lunga, stringe 4, 100. Tieni la sinistra in taglia molto, 5 destra su crinale, in attenzione tieni la sinistra su crinale, 3 destra stringe, 30. Mamma mia com'era qua. 4 sinistra lunga, stringe 2, apre. In 6 sinistra molto lunga, apre su crinale, in 2 destra lunga, apre, stringe 1 destra. In 2 sinistra e crinale 1 sinistra, sopraguardo. Abbiamo sfiorato. In 4 destra lunga, allo abbiamo stop. Finito la gara qua fuori. Fuori l'erba, ci è andata bene, dai. Ottima, ottima anche questa tappa. Dovrebbe essere abbastanza per vincere la tappa. Speriamo, speriamo, vediamo se è così. A quanto pare sì, anche 15 secondi abbiamo lasciato e abbiamo quasi un minuto di vantaggio su Stevens in questo rally. Ottimo, ottimo, stiamo dominando questo rally, però non lo diciamo con certezza perché la storia ci insegna che anche con tanto vantaggio poi abbiamo perso il rally. Quindi andiamo alla quinta tappa. In condizioni di sereno orario, abbiamo visto che è l'orario di pranzo circa, ed è 7 km di tappa quasi, ma prima dobbiamo andare al parco assistenza per riparare la nostra auto. Ripara veicolo, abbiamo lo scarico, facciamo riparazione veloce, freni, abbiamo solo sostituisci e allora li sostituiamo, riparazione veloce per la carrozzeria e abbiamo praticamente finito. Lo scarico va bene, lo lasciamo ancora, se no c'è riparazione standard e facciamo riparazione standard visto che ce l'abbiamo il tempo. Carrozzeria, riparazione standard, ce l'abbiamo pure il tempo, allora la facciamo anche. Andiamo avanti, non capisco perché ci dice di cambiare le gomme. Sono già abbastanza usate. Dopo due tappe. E allora a questo punto le cambiamo di nuovo. Visto che... Perché ce lo dice ancora? Ah, ci dice consigliato bagnato, quindi sarà di nuovo bagnato. E allora usiamo il bagnato. Perché ora ci dice... No, non ho capito. Non ho capito qui. Consigliato nuovo.
Però ci dà il punto esclamativo. Il medio era sereno, quindi io vado per questa. Andiamo avanti, iniziamo. Tanto abbiamo visto che era sereno, non era bagnato e quindi andiamo a vedere i prossimi rally. Ecco, come vedete, Inizia è 100, asciutto. 5 destra 30, 2 sinistra stringe. Buona fortuna, potremmo aver vinto la tappa. Ok, abbiamo fatto la tappa, ci dice abbiamo vinto forse la tappa e così è, abbiamo fatto il primo tempo. Ottimo, ottimo. Condizioni di asciutto, siamo largamente avanti e adesso guardiamo qualche momento saliente qui di questa tappa. Qui sono arrivato veramente veramente forte, ho baciato sia il muretto che il guardrail, quindi abbiamo ammarcato un po' la nostra Peugeot. Tappa molto veloce devo dire questa qui. Qui di nuovo arrivo lungo, vado a prendere in pieno un cespuglio, diciamo che qualche rischio l'ho preso come avete visto, ma adesso proseguiamo per la prossima e ultima tappa di questo rally. Sono 10 km, quasi 11. C'è un piccolo o forse grande colpo di scena. Pioggia leggera e noi abbiamo le gomme slick. Ecco perché prima ci diceva di cambiare le gomme e mettere Sì, abbiamo vinto il quelle rally. da bagnato, ma nonostante tutto siamo riusciti a vincere i rally. Andiamo a vedere il tempo. Ho fatto, come vedete, il 17° tempo perché avevo le slick e l'asfalto era bagnato. Però ho limitato i danni, ecco, per fortuna. Questa è la classifica generale del rally. Siamo riusciti a vincere il rally su Stevens, il diretto rivale. Ma prima di salutarci, vediamo qualche momento saliente di quest'ultima tappa bagnata con le gomme slick. Non è stato facile, per fortuna non era una tappa molto difficile, in alcuni punti tirava dritto l'auto e usavo il freno a mano per girare, come qui l'ho usato troppo il freno a mano. Una piccola botta a guardrail l'abbiamo data comunque. È successo un episodio simile anche qui, che addirittura mi ha tirato dritto, ho toccato l'erba, la stavo perdendo. Non è stato semplice questa tappa, per niente. E qui faccio un bel po' di tratto del tracciato di traverso, per fortuna è andato tutto bene. E sono riuscito, diciamo, a limitare i danni e a vincere questo rally di Spagna vinto, molto importante per la classifica generale. Infatti adesso andiamo a vedere la classifica generale piloti, dopo che in Polonia ci siamo dovuti anche ritirare. Era importantissimo vincere i rally. E adesso, come vedete, questa è la classifica generale del campionato e siamo secondi, quindi nei prossimi rally dobbiamo cercare di fare maggior punti possibili per vincere il campionato. Siamo giunti al termine di questo episodio, io vi invito come sempre di lasciare un bel like. E se non volete perdervi i prossimi episodi di questo appuntamento con Dirt Rally 2.0 per la nostra carriera, iscrivetevi al canale attivando la campanella, così vi arriverà la notifica. Se vi va, lasciate anche un commento o condividete il video
tramite i social network come WhatsApp, Telegram, Facebook e tutti quelli che usiamo. E se vi va di vedermi mentre guido, lasciate una bella donazione. Io comprerò una telecamera per poi aggiungere me durante il gameplay. Direi che è tutto, quindi non mi resta che salutarvi e ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao, ciao a tutti, ciao!